Buongiorno, siamo con il professor Pierluigi Lopalco, docente di igiene dell'Università del Salento. Salve, grazie per essere nostro ospite. Salve, grazie a voi. Siamo con il professor Lopalco oggi per parlare di una promettente innovazione nel campo della medicina. Parliamo della piattaforma mRNA che offre un approccio efficace per la prevenzione, per il trattamento di una vasta gamma di malattie. Ecco, ha infatti un'enorme applicabilità in vari ambiti della medicina. Potrebbe spiegarci quali sono? Ma guarda, il principio è abbastanza semplice. La piattaforma, consiste nel fatto di disegnare un tratto di RNA messaggero, cioè quella parte del codice genetico che poi, una volta attivato all'interno di una cellula, induce la produzione di una proteina specifica. Quindi noi possiamo in qualche maniera disegnare, l'informazione che serve alle cellule per produrre delle proteine che noi vogliamo che quella cellula produca, cioè eventualmente proteine che quella cellula da sola non riesce a produrre. Quindi oggettivamente gli ambiti di applicazione sono enormi. Faccio un esempio, nel campo dei tumori, se noi vogliamo produrre una proteina in maniera che il corpo reagisca poi con degli anticorpi specifici contro quella proteina, perché quella proteina che magari è il bersaglio per distruggere una cellula tumorale, questo lo possiamo fare con la piattaforma mRNA. Nel campo del cardiovascolare, nell'immunoterapia in generale, ovviamente il campo in cui è stata più a lungo testata e più a lungo utilizzata in questo momento è il campo della vaccinazione, perché immaginate un vaccino di per sé è composto da una proteina, un antigene cosiddetto, che noi inoculiamo in maniera da stimolare il sistema immunitario. In questo modo noi anziché inoculare la proteina, inoculiamo soltanto il codice genetico che poi serve alle cellule dell'organismo per produrre quella specifica proteina. Ecco, Quindi infatti, parliamo ovviamente del campo dei vaccini. esatto, infatti le chiedevo proprio per restare nel campo dei vaccini, in che modo le piattaforme di vaccini a mRNA potrebbero offrire una protezione continua considerando l'emergere delle nuove varianti? Ecco, guardi, il grosso vantaggio che offre questa piattaforma risiede un po' nella sua flessibilità, cioè appunto quello che vi dicevo prima, con questa piattaforma noi possiamo proprio disegnare un codice genetico, disegnarlo al computer, letterina dietro letterina lo disegniamo e sappiamo precisamente con i simulatori al computer qual è la proteina che verrà prodotta nel momento in cui le cellule riceveranno quelle informazioni. Quindi, poiché i virus in particolare sono delle strutture che mutano in continuazione. Nel momento in cui noi abbiamo già disegnato un vaccino, l'abbiamo testato, abbiamo visto che funziona, se quel virus in particolare dovesse mutare, cioè la sua proteina di superficie, immaginiamo la spike del coronavirus che ormai tutti conosciamo, dovesse cambiare, allora non c'è bisogno di inventare un nuovo vaccino, basta modificare il codice che noi diamo attraverso il vaccino alle cellule per produrre una proteina leggermente modificata, quindi un antigene virale leggermente modificato, ed ecco che il vaccino funzionerà perfettamente anche nei confronti della nuova variante. Quindi, per inseguire, tra virgolette, le varianti virali, noi con questa piattaforma possiamo farlo in maniera molto più agile e riuscendo, insomma, a tavolino davanti ad un computer a creare dei nuovi vaccini. Quindi i vantaggi sono numerosi. Perfetto, io la ringrazio professore per il suo contributo e allora le auguro un buon lavoro, grazie. Anche a voi.